Il Due Torri allunga la striscia vincente dopo il colpaccio nel turno infrasettimanale, prosegue nel momento positivo andando a vincere sul campo del Fanalino di Coda. Vigor Lamezia ancora ferma, quota 0 in classifica, e subito la formazione di Antonio Venuto che si propone in attacco. Al minuto numero 17 sistema il pallone, Calafiore dal limite dell'area, il suo tiro beffa l'estremo difensore di Casa Marino, colpevolmente distratto in questa circostanza, probabilmente si attendeva un cross in aria. Rivediamo, grazie al montaggio di Fabio Colombo, l'esecuzione di Calafiore che regala l'1-0 alla formazione di Piraino. Come vediamo dalle immagini, una sola della squadra di Antonio Venuto che ci prova da lontanissimo con il tiro da parte di Pitarresi che si spegne di lato alla sinistra del portiere, il portiere Marino che è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo in questa occasione. Siamo nel secondo tempo, ma è ancora tutto di marca a Due Torri, il tiro di Genovese che si spegne a lato, davvero tante opportunità per la squadra di Venuto per rimpinguare il bottino. In questo caso c'è il traversone in aria dall'altezza del dischetto, è ancora Genovese probabilmente tradito dal rimpallo sul terreno davvero poco adatto ad una partita di alto livello. Poi ci sono le proteste per questo presunto contatto in area di rigore, l'arbitro lascia correre, non c'è il richiesto calcio di rigore, e poi il tentativo di testa dell'attaccante numero 9 della squadra di casa, Fioretti, con la palla che si spegne abbondantemente lontano da Lino Peroso, portiere Pater. Finisce qui il Due Torri, vince 1-0 e in camera altri 3 punti preziosi per la sua classifica.